Eccolo qua. Buonasera, buonasera Alberto. Allora, buonasera. Una sconfitta che brucia ovviamente perché era un big match, dopo 16 risultati utili consecutivi, ma il Catanzaro soprattutto nel secondo tempo, come dicevamo con Mister Braglia, sembrava avere un altro passo, insomma l'aveva preparata proprio sull'agonismo ma anche sulla fare la guerra in campo. Sì, diciamo che secondo me nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, sicuramente non abbiamo espresso un buon calcio, però nel primo tempo eravamo in partita, avevamo capito com'era la partita, ci eravamo adeguati, mentre nel secondo tempo non siamo riusciti a continuare sulla linea del primo tempo e loro sono cresciuti e noi invece no, quindi loro hanno alzato il livello, noi no e purtroppo poi il risultato è quello che rispecchia la partita, che nel secondo tempo noi non siamo riusciti a rimanere al loro livello, addirittura ad alzare il nostro livello per poter portare a casa 3 punti. Alberto, ti chiedo quanto ha influito che il Catanzaro avesse un giorno e mezzo di riposo in più nei confronti dell'Avellino, un po' il discorso che faceva anche Mister Sottili con la Juve Stabia, però ovviamente al contrario, e quanto hanno influito le assenze offensive che non hanno potuto dare altre alternative, altre soluzioni? Sicuramente il giorno e mezzo in più conta molto in queste settimane così dove ci sono tante partite ravvicinate. E le assenze sicuramente contano, però siamo una rosa di tanti giocatori forti che sicuramente possono sostituire chi magari nelle gerarchie dell'allenatore più avanti, quindi sulle assenze non mi soffermo più di tanto perché siamo in tanti e siamo tutti giocatori di livello. Adesso col Monterosi sabato ovviamente bisognerà subito riscattarsi. Sì, sicuramente, anche perché questa sconfitta brucia, non volevamo uscire da qui senza portare a casa punti, sicuramente fa male, adesso ci dobbiamo mettere al lavoro per preparare la partita di Monterosi perché dobbiamo tornare sui nostri passi. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille ad Alberto De Francesco.